Ciao amici, guardate che bel pane che ho fatto con questa farina del mulino cipolla. È una farina dove ci sono dentro 10 cereali, oltre alla farina zero c'è il farro, avena, mais, orzo, segale, grano duro e crusca. Poi ci sono i semi di sesamo, lino e riso. Quindi è una farina completa, non la tocco, la metto così in purezza. Le dosi le trovate in descrizione, ne farò 500 grammi. Ho preparato già la pasta madre, ne metterò 130 grammi. Ora metto in autolisi la farina, come al solito. Faccio assorbire piano piano l'acqua. L'acqua ne ho preparata 350 grammi. Metto l'acqua in più riprese, faccio assorbire piano piano la farina. L'autolisi aiuta moltissimo la lievitazione, anche se in questo periodo è molto caldo, dobbiamo piuttosto rallentarla, quindi fare dei passaggi in frigo, perché le temperature sono alte. Però ecco, facilita comunque il processo di lievitazione. Bene, ora metto un telo, copro e lascio all'incirca 20-30 minuti. Ok, una volta pronto, passato il tempo, finisco di mettere l'acqua che è rimasta. Sciolgo la pasta madre, la sciolgo con l'acqua, ma volendo si può mettere anche a pezzettini. Dopodiché vado a far girare in planetaria. Oh, naturalmente potrete anche farlo a mano, lavorate l'impasto a mano, fate delle pieghe, la stessa cosa, insomma, incordate a mano. 3,50 è abbastanza idratato, è superiore ai 70. Metto il sale, non lo metto sul lievito, lo metto in un angolino oppure mettetelo più tardi e faccio girare. La giro sul mio piano di lavoro. Come vedete ho comprato una lastra in acciaio, vediamo se funziona. Allora, l'impasto è idratato, quindi rimane ancora molto appiccicoso. Faccio qualche giro di pieghe in questo modo. Questo metodo si chiama slap and fold. Scusate il mio inglese pessimo. E arrotondo un pochino. Slap and fold significa tirare, sbattere così. Vabbè, faccio un po' di giri, invece delle solite pieghe che facciamo sempre. Sto provando il piano, naturalmente, il piano di lavoro. Si appiccica molto anche perché sono farine, c'è la segale dentro, e la segale è molto un po' complicata da lavorare. Però poi piano piano si compatta. Ok. Aiutarmi, inumidisco le mani con l'acqua. Questa è la pitlatura, vabbè, arrotonda un pochino, diciamo. Faccio ancora qualche piega. Vedete, si sta compattando. Eccolo qua. Ora lo metto dentro, lo faccio rilassare un pochino, coprendolo magari con un recipiente, e poi lo metto dentro il mio solito recipiente che ho oliato, che uso per mettere poi in frigo. Lo tengo un pochino fuori, una ventina di minuti, e poi lo metto in frigo tutta la notte.
Dopodiché la mattina lo tiro fuori, faccio ripartire la lievitazione e poi lo rilavoro. Scusatemi perché ho dimenticato di fare la foto quando l'ho tirato fuori dal frigo per farvi vedere che era quasi raddoppiato, poi tenuto un pochino fuori a temperatura ambiente è cresciuto ancora, però non ho fatto la foto, vabbè. Ora lo allargo un pochino delicatamente, è ancora morbido, però va bene così. E formo un filone che metterò nel mio cestino che uso sempre. Mi viene un filone un po' largo, non stretto, anche il cestino. Lo chiudo. Sì, in effetti è ancora molto morbido, ma sono le farine, i tipi di cereali. 10 cereali, insomma, non può venire l'impasto normale come le farine di tipo 1, tipo 2 o 0. Eccolo qua. Molto morbido, sì. E lo faccio lievitare ancora con il caldo, un paio d'ore basteranno. Ci vediamo dopo. Lo copro, lo spolvero con la farina anche, con la semola. Allora, controlliamo a che punto sta. Sono passate anche più di 2 ore, sinceramente mi sono allontanata e infatti si sta spaccando, significa che siamo arrivati un pochino oltre, eh? 2 ore bastavano, però adesso inforniamo subito, ho acceso il forno, lo giro sulla tiella. Lo preparo intanto che si scalda il forno, ho messo già il pentolino con l'acqua. Ecco qua. Ora ci faccio, non voglio toccarlo molto proprio perché la lievitazione, vedete, quello spacco significa che è andata un pochino oltre, quindi faccio solo un taglio così veloce, ho paura che si smonti e poi vado ad infornare. Allora, amici, eccolo qua il nostro pane tirato fuori dal forno. Non vi faccio vedere il taglio perché è osceno, proprio perché avevamo superato un pochino i tempi. Lo faccio raffreddare almeno un'oretta e poi lo taglio. Il profumo è incredibile. Adesso lo assaggio. Ragazzi, è buonissimo, veramente buono, ve lo consiglio. Vi consiglio questo tipo di farina. L'ho comprata, non sto facendo pubblicità perché l'ho comprata al Conad. Guardate com'è bello, croccante fuori, ma il sapore è splendido. Non ci sono parole, veramente da provare. Bene, vi ringrazio della visione. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ciao ciao.